Buon pomeriggio. Innanzitutto, partita dunque è iniziata da 2 minuti 37 secondi, 0-0 del punteggio. C'è stato questo primo tentativo soltanto da parte del Roseto, che però ha tentato meglio questa conclusione alta senza nessun problema. Vediamo velocemente le formazioni. Cominciamo dagli ospiti del San Filicalcio 1926, un punto in classifica prima di questo match che mister Lorenzo Barbieri dispone con Marchese, Rende, Raimondi, De Luca, Rizzuto, Cascas, Gaudio, Giacco, Maluccio, De Rose e Aceto a disposizione. Quindi in panchina per gli ospiti ci sono Aiello, Tufa, De Luca, Raso, Brunda e Bartella. Direttore di gara, signor Mario Russo di Cosenza, i suoi collaboratori sono Gianluca Vommaro di Paola e Alessandro Pellico di Cosenza. Per quanto riguarda il Roseto, gioca con Simari in porta, Carbone e Campana sono gli esterni, centrali Cappetta e Ripoli, a centrocampo Golia, la banca Napoli, davanti Russo, Galati e Naglieri. A disposizione di mister Pino Fioriello ci sono Paladino, Falcone, De Caro, Colle, Fiorito, Donato, Bruno e Zangaro. Roseto che soffrisce di questo calcio di punizione affidato al sinistro di Naglieri, che tra l'altro oggi è il rientro dopo l'assenza per un paio di settimane, torna a disposizione di mister Fiorella, quindi subito in campo. Vediamo la battuta proprio di Naglieri, palla però che con completamente alta rispetto alla traversa, ha alzato il braccio Marchese per controllare meglio la traiettoria del pallone, che però non gli ha creato nessun problema. Cava direttura della partita, ovviamente occasione importante per il Roseto, 9 punti in classifica, 3 vittorie, 2 sconfitte raccimolate fino adesso per l'11 di casa, un solo punto fino ad ora per il San Fili, che però dovrà recuperare un match. Di testa Ripoli ha anticipato tutti ma ha commesso fallo sull'avversario, quindi c'è il calcio di punizione per il fallo commesso tra l'altro su Maluccio. Quindi occasione per ritornare a far punti, punti importanti per il Roseto, e invece voglia di riscatto e soprattutto voglia di muovere la classifica per quanto riguarda il San Fili, che ha avuto l'inizio di campionato, anche il suo punto in classifica lo conferma, sicuramente difficile. Adesso calcio di punizione in favore degli ospiti, con calma la banca allontana subito la minaccia, Naglieri controlla il pallone, lo scambio proprio con il suo compagno, il lancio lungo in avanti verso Russo, prova a mantenere lo spazio Russo, tocca al centro per Galati che però non riesce ad agganciare, c'è l'intervento da parte di Giacco che allontana, ora in possesso del pallone è Aceto per gli ospiti, Aceto è uno degli under, uno dei giocatori più giovani in campo, sono due i classe 2000 nelle file degli ospiti, il numero 7 Gaudio e il numero 11 Aceto, l'altro under inizialmente in campo e il numero 3 Raimondi che è un classe 98. Questo per quanto riguarda appunto gli ospiti, la banca va a lottare su questo pallone, chiede il fallo commesso da De Luca, l'arbitro però ha lasciato proseguire, prova a ripartire, formazione ospite, formazione in maglia bianca con Friggi, anche loro di colore rosso e azzurro, mentre il Roseto in completa maglia rossa con maniche blu, con pantaloncini e calzettoni blu sui quali ci sono dei frigi anche rossi. Il lancio lungo da parte di Rizzuto sul settore di destra, prova a muoversi Gaudio che non trova spazio, subentra l'azione Giacco che però viene fermato con molta attenzione dai giocatori del Roseto. Rimessa laterale in favore della formazione di casa, affidata a Carbone il suo rilancio verso Galati che prova ad addomesticare questo pallone, guadagna solo la rimessa laterale in proprio favore. Direi un po' più in avanti adesso il Roseto che si distende, Golia per la banca, la banca viene attaccato da un avversario, perde possesso del pallone ma tutto in maniera irregolare, calcio di punizione che è stato già battuto da Galia, ancora verso la banca, il lancio in profondità. In qualche modo interviene Raimondi, poi però subentra Galati che mette in movimento Naglieri. Naglieri prova ad effettuare il traversone, respinto da parte della difesa ospite. Naglieri ha protestato, probabilmente forse un tocco irregolare dell'avversario. Poi sullo sviluppo dell'azione è finito a terra la banca e allora c'è il calcio di punizione in favore del Roseto con
Capitan Golia che si è allontanato dal punto di battuta, ha lasciato l'incarico alla panca. L'arbitro, che vi ricordo il signor Russo di Cosenza, fa indietreggiare adesso i due uomini in barriera per la formazione del San Fili. Palla che si impenna pericolosamente, prova Galati ad intervenire sulla traiettoria del pallone, poi il disimpegno non completato da parte dei giocatori del... Però c'è la bandierina alzata dell'assistente che ha segnato sì il corner, sugli sviluppi del quale però l'arbitro non aveva ancora autorizzato la ripresa forse del gioco. Si erano un po' fermati per la verità i difensori del San Fili, perché c'è un giocatore leggermente infortunato proprio al centro dell'area. Parte la parabola dal corner, all'altezza del secondo palo, di testa svetta Galati, interviene il portiere marchese ad allontanare. Non è stata fortissima la conclusione in questo caso Clemente, però la prima opportunità importante da parte del Roseto, che guadagna subito un altro corner dall'altra parte, però battuto male. Sì, assolutamente, prima occasione pericolosa da parte dei padroni di casa. Galati ha piazzato molto bene la palla, la conclusione ovviamente di testa era un pochettino lenta, e c'è comunque adesso un calcio di rigore subito per la Juvenilia, è un'occasione davvero formidabile per potersi portare in vantaggio. Dicevo, Galati ha girato bene quel colpo di testa, non con grandissima forza, ha fatto una bellissima parata il portiere del San Fili. Ora assolutamente Juvenilia che ha un'occasione ghiottissima per andare in vantaggio. Approfittiamo di questa pausa per ringraziare e ricordare per la prima volta quelli che sono gli sponsor che ci consentono la messa in onda di questo evento, che sono il Caseificio Lanza di Trebisacce, il Ristorante Nettuno di Roseto, la Società del San Fili, la Pizzeria Cantuccio di Trebisacce e la Pizzeria La Rotonda di Trebisacce. Credo che si stia portando Capitan Golia sul dischetto mentre si è rialzato il giocatore sul quale è stato commesso fallo, che è sempre il bravo Ripoli. In azione offensiva è stato commesso proprio su di lui il fallo, quindi Golia di fronte a Marchese. Siamo all'undicesimo minuto del primo tempo. Capitan Golia guarda verso il direttore di gara per avere l'autorizzazione alla battuta, ovviamente aspetta il fischio. Il direttore di gara è impegnato a controllare che nessuno dei giocatori entri prima nell'area di rigore. Parte Golia, rete! E il gol del Roseto, che sblocca il match all'undicesimo minuto. Calcio di rigore trasformato da Golia, chiaramente partita che inizia benissimo per il Roseto, ovviamente intendo. Ovviamente non poteva iniziare meglio per la squadra di casa. Segna proprio lì il capitano Golia, un gol che serviva sicuramente anche a lui perché comunque insomma è un po' l'anima di questo Roseto, il metronomo del centrocampo di casa. Un'altra annotazione importante, che oggi torna in panchina dopo i 5 turni di squalifica, mister Pino Fioriello. E sicuramente non è un particolare da sottovalutare, perché insomma l'allenatore averlo in panchina diventa importantissimo per una società come la Juvenilia, e comunque per qualsiasi squadra, perché insomma poter avere le indicazioni a pochi metri dal campo e poter avere la carica agonistica del proprio allenatore verso i giocatori è una caratteristica imprescindibile per ogni squadra, quindi anche per la Juvenilia. Quindi ci auguriamo che il ritorno del mister in panchina possa coincidere con una bella vittoria quest'oggi, che appunto rilancerebbe le ambizioni di alta classifica della Juvenilia stessa. Beh, diciamo con tutta franchezza che fino adesso si è visto in un paio di
affondi la Juvenile, per ora Zanfilli non ha portato minacce dalle parti di Simari, però ripeto, siamo appena all'inizio, adesso siamo entrati nel corso del 13° minuto di questo primo tempo. Questa è la sesta giornata del girone di andata nel campionato di promozione calabrese, il girone A, quello nel quale sono inserite le due formazioni oggi protagoniste, la Juvenile Roseto Capospulico ed il Zanfilli Calcio 1926. Si alza la bandierina del collaboratore signor Pellico, che ha segnalato il fuorigioco di Maluccio, la posizione irregolare di Maluccio. In un primo momento lo sviluppo dell'azione aveva fatto raggiungere sì il pallone a Maluccio, ma nemmeno il tempo di controllare la sfera per tentare l'affondo, che è intervenuto il direttore di gara nel segnalare l'irregolarità. Chiappetta, serve Campana che gioca da esterno destro, ha ricevuto il pallone di scambio dalla banca, il tentativo di servire Naglieri, poi subentra Galati, palla per Naglieri, ora la banca si sviluppa in avanti velocemente, la manovra della Roseto con Naglieri servito dal sinistro di Golia, posizione irregolare però questa volta quella di Pasquale Naglieri, che è stato colto in posizione irregolare. È importante notare come si sviluppa rapidamente la manovra del Roseto in ripartenza, ha già ovviamente quel presidio in prima linea costituito da Naglieri a destra, Galati centrale e Russo a sinistra, almeno operano così in queste prime battute di partita, di gara. Come linea offensiva abbiamo già detto i due esterni che sono Campana e Carbone, i due centrali Ripoli e Chiappetta, il centrocampo con Capitan Golia, con la banca e Napoli. Adesso c'è stata ancora un'altra azione da parte del Roseto, il pallone è ricacciato lontano anche fuori del recinto dello stadio comunale di Roseto Capospulico, si riprenderà con una rimessa laterale in favore dei giocatori della Juvenilia. Mentre gli ospiti hanno Maluccio, che è il giocatore che di solito rimane in proiezione offensiva, occupa la posizione centrale di attacco nelle proprie file. Nel frattempo c'è questo calcio di punizione con la banca che chiama lo schema ai compagni, poi mette in avanti questo pallone per Naglieri, un po' troppo lungo, buona l'idea, buona tutto sommato anche la misura, forse appena lunga, Naglieri ha abbozzato la rincorsa del pallone ma non è riuscito a raggiungerlo per tempo. È l'approccio giusto Clemente per il Roseto, visto che ha sbloccato il match ma che continua, almeno per ora mi sembra, a controllare tutto sommato bene e a provare queste ripartenze veloci che qualche problema lo creano alla difesa avversaria, come in questo caso Russo, si accentra Russo, parte il destro, respinta e dunque proprio come in questo caso dicevo. Sì, una Juvenilia che riparte rapidamente, molto in maniera convinta lì davanti. Una squadra, quella di Mister Fiorello, che sta giocando prettamente con palla a terra e quindi assolutamente è il modo più idoneo per affrontare questo match, perché lo ripetiamo anche da diverse domeniche, la Juvenilia è una squadra molto tecnica, quindi non può prescindere dal giocare con il pallone a terra, con fraseggi stretti e con la ricerca comunque subito della verticalizzazione poi verso le punte, quindi assolutamente un modo più idoneo per approcciare e per affrontare questo match non era preventivabile, quindi buonissima prestazione fino ad ora da parte di Simari e soci. Vedremo invece se il Zanfilli sarà in grado di reagire e di portare qualche insidia nei pressi della retroguardia rosetana. Può provarci in questo caso, usufruendo di questo calcio di punizione all'altezza della propria tre quarti d'attacco, che viene affidata a Cascas se non andiamo errati, poi lascia l'incarico, però c'è questa battuta, ci sono due giocatori che finiscono a terra tra le file degli ospiti,
E poi il pallone è terminato sul fondo, controllato bene da Simari, un paio di giocatori, dicevamo, però del San Fili finiti a terra, che hanno un po' protestato nei confronti del direttore di gara, che però adesso ferma il gioco. Forse un leggero problema per Ripoli. Nel frattempo si fa vedere, viene servito Chiappetta per impostare l'azione, è salito alto il Roseto, poi all'improvviso si è abbassato Chiappetta per poter ricevere il servizio corto da parte del proprio portiere. Ancora Simari che manovra il pallone, gioca con i piedi nella propria area di rigore, poi serve ancora Chiappetta da questi a Ripoli. Ripoli con il sinistro, un paio di finte, poi lancia lungo in avanti dove c'è Galati che sfiora soltanto il pallone, l'intervento di Rizzuto, che è uno dei due difensori centrali insieme a De Luca nelle proprie file, gli esterni della formazione ospite sono Rende a destra e Raimondi a sinistra, con le mani rimette in gioco velocemente la banca, però ha guadagnato forse troppo spazio. È proprio Raimondi adesso che effettua la ripresa del gioco con questa rimessa lunga a cercare l'intervento di Acito, che di testa mette verso il centro ma recupera rapidamente il Roseto che si distende davanti con la banca. La banca prova a servire sul settore di sinistra Naglieri, che si era invertito, aveva invertito la propria posizione nella circostanza con Russo. Ancora però l'anticipo da parte di Giacoro, dei più attivi tra i suoi in queste prime battute di gara. Dal centro Chiappetta allontana, che se il pallone in realtà si impenna, poi c'è Simari che deve anticipare il probabile intervento di Maluccio, ma non corre rischi Simari, che nel frattempo ha già effettuato il rilancio, diciamo, della disposizione in campo del San Fili, che ovviamente è a Marchese tra i pali, Rende e Raimondi che sono a destra e a sinistra i due esterni, De Luca e Rizzuto sono i due centrali sulla linea arretrata, poi ci sono Cascas, Giacco e Di Ruse a centrocampo. Quindi Giacco, Cascas e Di Ruse a centrocampo, abbiamo detto di Maluccio come punto di riferimento, un po' più arretrati giocano Acito e Gaudio sulle corsie esterne. Ci prova dalla distanza, nella circostanza De Luca, ma il suo tentativo non ha creato problemi. È De Luca che gioca a centrocampo e Cascas invece è il centrale sulla sinistra, Naglieri fuori gioco. Russo ha messo il pallone comunque in rete, ma l'arbitro aveva fischiato per la verità abbondantemente in anticipo. Protesta Naglieri. Non era posizione regolare quella del giocatore che adesso si è spostato a sinistra. Naglieri ovviamente si scambiano spesso la posizione, lui e Russo erano partiti in maniera diversa, avevano una disposizione. Attenzione, è il gol del pareggio, conclusione dalla distanza di Aceto, palla deviata da un avversario, è diventata imprendibile la palla per Simari perché il pallone si è impennato e poi si è abbassato all'improvviso, ha scavalcato Simari, c'è il gol del pareggio, conclusione dalla distanza. Qualche giocatore del Roseto protesta per la circostanza in precedenza sul fuorigioco, sul quale giocatori rosso-blu di casa non sono stati d'accordo, che ha fermato il tentativo di Naglieri. Clemente, insomma, onestamente devo ammettere che probabilmente il pubblico di casa non aveva tutti i torti, perché anche a noi è sembrata una posizione assolutamente regolare che avrebbe mandato Naglieri poi a poter usufruire di un'occasione davvero invidiabile per portarsi sul 2-0. Nell'azione successiva è arrivato questo pareggio, una bella conclusione da parte del calciatore del San Fili, ovviamente
a mio avviso, non so se sei d'accordo, la deviazione stata assolutamente fondamentale e totalmente influente al far sì che la palla terminasse in fondo al sacco e che quindi potesse beffare l'estremo difensore della Juveniglia, Massimo Cimari. Ora tutto da fare, tutto da rifare per i padroni di casa, che devono rimboccarsi le maniche alla ricerca del nuovo vantaggio. È un San Fili invece che ora sembra aver preso coraggio anche in chiave di costruzione e nel settore offensivo. Ancora San Fili pericoloso. Attenzione, attenzione incredibile, beffa difensiva, attenzione, pallone in rete sul tocco di testa sotto porta dopo che la palla ha colpito la traversa. C'è stata un'ingenuità clamorosa nelle file difensive del Roseto, il pallone è rimasto praticamente quasi sulla linea di porta, Maluccio poi l'ha messa in rete. Roseto deve pensare adesso a rientrare in partita, è stato ammonito Chiappetta nel frattempo, sì. Venticinquesimo del primo tempo, ammonito Chiappetta, Roseto non deve innervosirsi perché prima le proteste, poi ancora questa situazione davvero difensiva, in cui c'è stato un errore grossolano, un po' di tutta la difesa del Roseto. Il pallone è andato a colpire prima la traversa, si è impennato altissimo, Simari che l'aveva seguita purtroppo è rimasto forse qualche passo fuori dalla propria posizione, ma ripeto, per seguire la traiettoria del pallone precedente, è appostato benissimo, c'era Maluccio praticamente ad un ventina di centimetri dalla linea bianca, è stato facilissimo per lui mettere in rete. L'arbitro ferma per qualche istante il match e adesso dà il via alla ripresa. Nel giro di due minuti è cambiata all'improvviso la partita, abbiamo detto buon avvio da parte del Roseto che ha continuato sì apparentemente a tenere il possesso del controllo, però ha commesso due errori, praticamente ha pensato a protestare soprattutto in occasione lì del fuorigioco presunto o meno di Naglieri. Certo era un'occasione importante, poteva essere una fonda importante per il Roseto, ma poi ci ha pensato troppo con la testa a questo episodio, il Roseto si è fatto distrarre, ha preso due gol in due minuti. Sì, assolutamente una situazione davvero inedita e non preventivabile, una Juveniglia che sembrava oggettivamente in pieno controllo dell'incontro, un San Fili che non aveva manifestato alcuna pericolosità lì davanti, però questo è il bello del calcio, cioè situazioni mai scritte in partenza e partite che possono cambiare veramente con poco, insomma. Un San Fili che ha ribaltato tutto e ora si fa piuttosto difficile per Naglieri e soci poter insomma sovvertire questo risultato. Ovviamente il tempo c'è ed è abbondante per la squadra di casa per poter rientrare nel match. Chiaramente non si deve far prendere dalla frenesia la Juveniglia di voler pareggiare subito. Ecco ancora grandissima conclusione da parte dei padroni di casa e nuovo calcio d'angolo, partita che sembra ora potersi infiammare. Sì, perché ovviamente il Roseto non ci sta
a rimanere sotto, sta cercando di recuperare terzo corner, questa volta dal settore di destra per la formazione di Mister Fiorello. Il cambio, passaggio corto, la banca rimette al limite dell'area, poi l'idea di Golia, alla meglio però il San Fili che riparte in avanti con Maluccio. Sbilanciata la formazione di casa, Maluccio tocca a sinistra dove c'è Capitan De Rose. Palla sulla destra per l'incursione da parte di Gaudio, che viene fermato però da Carbone nella circostanza. Recupera Rende dall'altra parte, poi Russo arriva prima, palla che rimane in gioco. Adesso il Roseto che può manovrare questo pallone. C'è l'intercetto ancora di Rende per qualche istante, poi la banca in avanti, il tocco all'indietro da parte di Giacco che ha favorito il rilancio di Rizzuto. Poi c'è stato il tentativo di Napoli di recuperare questo pallone. Pallone che finisce in fallo laterale. Golia, lancio lungo in avanti, troppo lontano per Naglieri che nel frattempo si è riportato a destra. Russo è ritornato a sinistra, bello il tentativo di Russo di poco fa sugli sviluppi del cone, la corbazia, ma sulla linea, anzi poco prima della linea, qualche difensore avversario ha salvato la minaccia di un Roseto che sta provando a reagire ma che si inevitabilmente si allunga un po' troppo, soprattutto c'è molta distanza tra gli attaccanti e il centrocampo. Siamo un po' più vicino alla linea dei difensori con il centrocampo, ma quella con la prima linea, con i tre d'attacco, è un po' troppo lunga. Lì si infila e riparte il San Fili, che dopo l'inizio, forse anche dal punto di vista psicologico, ha ripreso coraggio con il pareggio e con il gol del pareggio. Poi ovviamente, attenzione adesso, opportunità, fuori gioco. Si alza la bandierina dell'assistente, il primo assistente, il signor Russo, il signor Vomaro Di Paola, che ha segnalato al direttore di gara, il signor Russo di Cosenza, questa irregolarità. Chiaramente forse nel tentativo, no, di cercare di metterci adesso ovviamente molto impegno, molta pressione, però sta forse commettendo l'errore di allungarsi un po' troppo, e è successo già un paio di volte. La ripartenza del San Fili, proprio perché i giocatori ospiti si stanno mettendo lì tra le linee, lì intendo tra il centrocampo e la linea d'attacco, c'è un bel po' di spazio. Sì, assolutamente, sono d'accordo. Un Roseto che è veramente sfilacciato, non c'è la giusta distanza tra i reparti. Il San Fili, a mio avviso, ha preso oramai il controllo e le redini del centrocampo. Pochi minuti fa c'è stato una pericolosissima ripartenza del San Fili, un 3 contro 2 che, se sfruttato meglio, poteva veramente significare un ulteriore gol possibile tale del San Fili, che sarebbe stato davvero mortifero per le aspirazioni di successo della squadra di casa. C'è qualcosa assolutamente da cambiare nel gioco e nello schieramento tattico e comunque di approccio da parte della Juvenilia, che assolutamente in questa porzione di match non si sta esprimendo nel migliore dei modi, a differenza di come aveva iniziato la gara e di come si era espresso fino al vantaggio. Forse anche psicologicamente c'è qualcosa che deve rivedere, deve uscire fuori da questa situazione. Il Roseto può farlo soltanto da solo, praticamente ritrovando un po' di ordine, provare a mettere in campo tutto quello che è il potenziale della formazione di casa, che in effetti mi sembra anche contratto, ripeto, proprio dal punto di vista psicologico, soprattutto dopo aver subito anche il gol del raddoppio degli avversari, quello di Maluccio. E adesso usufruisce di questo calcio di punizione con la banca. Battuta
La banca palla al limite dell'area, prova a svettare Galati, allontana la difesa del San Fili nella zona dove c'è proprio la banca, che di testa mette in movimento Ripoli, si allunga il pallone nel controllo, riesce comunque a guadagnare la rimessa laterale, l'ultimo tocco è di Gaudio. Sono 33 minuti nell'arco del primo tempo, ricordiamo gli sponsor che ci consentono la messa in onda di questo evento, che sono il caseificio Lanza di Trebisace, il ristorante Nettuno di Roseto, la società del San Fili, la pizzeria Cantuccio di Trebisace e la pizzeria La Rotonda, sempre di Trebisace, che ringraziamo per la collaborazione nella realizzazione di questo evento in diretta su www.eventiindiretta.it, con le immagini di Luciano Rubino e il commento di Clemente Calabrese e di Walter Bagnardi. Adesso c'è questo lancio lungo in avanti, rende che chiude ancora il tentativo avversario, poi è Carbone che prova a portarsi in avanti, è stato lui forse a intervenire con una mano. L'arbitro, che tra l'altro nella circostanza era vicinissimo all'azione, è intervenuto ad accordare il calcio di punizione in favore del San Fili, che ripeto ha reagito bene da par suo, non ha perso la testa nonostante il gol subito sul calcio di rigore proprio in apertura, all'undicesimo minuto la trasformazione di Golia, calcio di rigore accordato dal direttore di gara, il signor Russo di Cosenza, per un fallo commesso su Ripoli che si era portato in proiezione offensiva. E poi l'1-2 micidiale da parte del San Fili, che adesso prova ancora a venire in avanti. C'è Giacco che difende bene il possesso del pallone, poi di testa interviene Golia, si coordina per la battuta, c'è la posizione regolare di Maluccio, nettissima, era a due passi da Sima, rimane nettamente in fuorigioco sul tentativo dalla distanza di De Luca. Simari. Si fa vedere Capitan Golia che riceve, non c'è spazio, per è costretto a ripartire con un tocco all'indietro ancora verso il proprio portiere Sibari, che adesso apre sulla sinistra per Ripoli. Palla in avanti, poi Galati ha anticipato. Sibari ancora cerca il tocco sicuro verso un compagno vicino nelle vicinanze, nelle precedenze, almeno in un paio di circostanze. In effetti però ha poi rallentato un po' la ripartenza dei propri compagni, sì, perché non c'erano varchi e quindi si è dovuto ripartire di nuovo da Simari. Ovviamente a quel punto il San Fili si era disposto al meglio sulla propria linea difensiva, ognuno sulle proprie posizioni, quindi varchi ancora più chiusi, ancora più difficoltà per il Roseto. In quest'ultima circostanza invece Simari ha capito subito che non è quella la chiave per mettere in difficoltà gli avversari, non ha cercato più il servizio corto su Chiappetto, su Ripoli per l'impostazione, ma ha preferito effettuare direttamente lui il lancio lungo. Siamo al 36esimo del primo tempo e sotto per 2-1 il Roseto, che ricordo, magari a beneficio di chi si fosse posto all'attenzione della nostra telecronaca soltanto in questo momento, domenica 15 ottobre dallo stadio comunale di Roseto stiamo trasmettendo l'incontro di calcio giovanile Roseto Capospudico contro il San Fili Calcio 1926, inserita nel programma della sesta giornata di andata, campionato di promozione calabrese girone A. Prima di questa partita il Roseto ha 9 punti in classifica, il San Fili 1, ma un punto in classifica ad una partita da recuperare. La battuta del calcio di punizione di La Banca, che la scodella in aria, palla che non viene controllata dai giocatori del Roseto, viene invece allontanata dagli ospiti del San Fili. Adesso c'è De Rose in possesso della sfera, prova l'apertura sulla destra dove prova a controllare il pallone, rende, poi subentra nell'azione anche Giacco, il tocco all'indietro, lascia sfilare il pallone Capitan De Rose favorendo l'intervento di Acito, che viene però fermato in un primo momento da Campana, che poi finisce a terra. Si può proseguire, c'è un buco sulla destra difensiva del Roseto, ne approfitta il... Attenzione, battuta da rete, è finito in fuorigioco poi Aceto, ma ne stava per approfittare San Fili. Buco clamoroso sul settore di destra da parte del Roseto, sulla propria destra difensiva intendo. È uscito a chiudere Campana, però lì è rimasto un buco, si è infilato il
San Fili con De Rosa che ha lasciato sfilare il pallone verso Aceto, poi c'è stato il tocco verso Raimondi che ha messo al centro un pallone, sugli sviluppi dell'azione è finito in fuorigioco lo stesso Aceto che ha proseguito la manovra della propria squadra, ha messo in rete ma in quel caso il giocatore l'ha terminato nettamente in fuorigioco, però ha rischiato il Roseto, ha rischiato qualcosa che non può assolutamente permettersi. È finito a terra adesso un giocatore del Roseto, forse la banca. Calcio di punizione comunque in favore del Roseto che deve soprattutto trovare, rientrare con la testa nella partita, non lasciarsi prendere dalla fuga, dal nervosismo, dalla fretta di rimettere in sesto le sorti del match, che è una cosa necessaria ovviamente che bisogna fare, certo sì, però con i tempi giusti, soprattutto con la testa, altrimenti si corre il rischio di commettere altri errori in fase difensiva come è successo. E adesso Aceto era finito in fuorigioco, ma poteva costare carissima questa leggerezza ancora da parte del Roseto. Parte la battuta del calcio di punizione, svetta Galati, palla però che termina debolmente tra le parti di Marchese che in presa alta non ha difficoltà a far suo il pallone. Siamo giunti nel frattempo al minuto 39 di questa prima frazione di gara e punteggio Juvenile Roseto 1, San Fili 2. Il rilancio del portiere che appena viene scavalcato dalla traiettoria del pallone, sfiora soltanto di testa Campana che poi però con l'aiuto di Simari va a recuperare il pallone mentre è rimasto a terra Aceto. Simari se ne accorge e mette il pallone in fallo laterale, applaudito anche dagli avversari, ovviamente anche perché si tocca il capo il giocatore del San Fili, quindi è giusto che si pensi prima di tutto a prestare i soccorsi. E poi si potrà riprendere il gioco. Non si è ancora rialzato Aceto, classe 2000, questo è uno dei giocatori più giovani in campo, l'abbiamo detto. Sono Carbone, Campana e Napoli under in campo per quanto riguarda il Roseto. Si è rialzato comunque Aceto che però adesso viene accompagnato fuori dal rettangolo di gioco come, sì, come prevede ovviamente il regolamento. Rimessa laterale da parte di Capitan De Rosa che tocca verso Maluccio, palla restituita a Simari con le mani, ha messo in movimento Ripoli da questi a Golia che prova ad imbastire un'azione offensiva per i suoi, servito la banca da questi lungo l'auto di destra per Naglieri che controlla il pallone, costretto ad indietreggiare, tocco verso Campana che lo ha supportato in questo tentativo del Roseto, palla allontanata da Cascas, lontanissimo di testa l'intervento di Chiappetta che anticipa tutti, soprattutto Maluccio, e poi il Roseto va adesso all'impostazione con Ripoli, costretto ancora a ripartire da Simari, si è fatto male però Ripoli. Ah, problemi ad un piede, forse alla caviglia per Ripoli che ha toccato il pallone in corsa all'indietro verso Simari e poi dopo si è accasciato a terra, si tocca il piede sinistro e qui c'è altra pausa, ne approfittiamo per ricoinvolgere Clemente Calabrese, è cambiato poco, il Roseto non riesce a ritrovare a parte le distanze delle linee giuste tra i diversi reparti, soprattutto psicologicamente la squadra non è tranquilla, ha fretta di recuperare, sta commettendo degli errori ed è bravissimo il San Fili, forte ovviamente dalla situazione psicologica di vantaggio, ad aggredire subito alti i portatori di palla, sopra lì, colui che imposta l'azione da parte del Roseto che di solito è Chiappetta o lo stesso Ripoli che purtroppo vediamo zoppicare in maniera vistosa, quindi deve uscire fuori dal campo, speriamo che possa rientrare e poi ne subisce tutta la manovra da parte del Roseto perché poi è ancora più difficile partire magari con lanci lunghi quando gli avversari sono ben piazzati. Sì, indubbiamente un Roseto che sta giocando con poco raziocinio, poca attenzione e che si sta facendo appunto condizionare da un'estrema fretta e frenesia di voler pareggiare, invece assolutamente è la cosa più sbagliata da fare perché c'è tutto il tempo reale per poter chiaramente prima pareggiare e poi tentare anche di vincerla. E diciamo che il
Roseto paradossalmente sta facendo un po' il gioco del San. C'è un cambio nel frattempo, è entrato il numero 14, Roma. È uscito Ripoli che non ce la fa. Ripoli non è in grado di rientrare. Abbiamo visto infatti costretto al cambio, credo che si sia seduto sì nella propria panchina, ma purtroppo è entrato De Caro. È entrato De Caro che è andato a centrocampo, il numero 14 è De Caro che gioca a centrocampo e quindi adesso come si schiera, forse Carbone fa il centrale insieme a Cappetta, penso di sì. Sì, teoricamente Carbone ora dovrebbe andare centrale. E Napoli credo che si sia abbassato a sinistra, almeno in questi primi frangenti. Sì, esatto, Carbone centrale, Napoli che si abbassa a sinistra, De Caro che va in mezzo al campo. Roseto che aveva siglato la rete del pareggio ma è stato annullato per un fallo sul difensore del San Fili. Mister Fiorello prova a ridisegnare l'assetto tattico della Juvenilia. Comunque De Caro 7 giorni fa a San Giovanni in Fiore non aveva demeritato assolutamente al suo ingresso in campo, ragazzo giovane ma che ha sicuramente tanta voglia, tanta grinta e anche un buonissimo piede, un giocatore tecnico, e quindi vediamo un attimo che impatto avrà sulla partita. È sicuramente una coppia che dovrebbe essere affidabile, quella centrale formata da Chiappetta e Carbone. E infatti staremo a vedere, certo anche la sostituzione forzata non è proprio un episodio positivo per il Roseto. Adesso c'è Russo sul settore di destra che è messo giù. La banca della circostanza ha subito fallo, lo stesso che rimane vicino al punto di battuta si incaricherà lui di battere questo calcio di punizione, mentre abbiamo visto poco fa il colpo di testa di Galati che aveva siglato il gol della parità, ma gol annullato. Due uomini in barriera per il San Fili con la banca pronto invece alla battuta. Parabola all'altezza del secondo palo, aveva bozzato l'uscita Marchese che però non ha trovato il pallone, forse lo ha soltanto sfiorato. L'arbitro segnala il recupero, mi sembra 2 minuti. La palla altissima, la lontana di testa Rizzuto, palla verso Maluccio sul settore di destra, proprio lungo l'out, prova a rincorrerlo Napoli, pallone terminato in fallo laterale. Dunque situazione rivista dal punto di vista tattico con questa modifica, abbiamo detto. Dunque De Caro è entrato in campo, è andato a schierarsi sulla mediana, sulla linea di centrocampisti, mentre Napoli è scalato sulla linea arretrata sul settore di sinistra, e proprio Carbone, che è il giocatore che adesso ha controllato il pallone e lo ha rilanciato, invece va a fare il centrale a fianco di Chiappetta. Naglieri scontra con un avversario, con Raimondi che chiede scusa all'avversario. Battuto il calcio di punizione, palla in avanti, di testa interviene ancora Casca, sa chiudere per un San Fili che si sta difendendo in maniera abbastanza ordinata. Il Roseto aveva iniziato bene la partita con questi affondi, soprattutto con le ripartenze di cui è capace, cioè quelle veloci, quelle che sanno coinvolgere più uomini, che sanno mettere in crisi le difese avversarie. Adesso invece non riesce più a fare lo stesso, ovviamente il San Fili è ancora più attento in fase difensiva. Palla per Naglieri che effettua questo traversone troppo lungo per Russo che, controllato da Rende, non riesce a intervenire sulla traiettoria del pallone che si spegne sul fondo. Ricordiamo ancora i nostri sponsor, siamo già ormai 1 minuto e mezzo oltre il 45esimo, Caseificio Lanza di Trebisacci, il ristorante Nettuno di Roseto, il San Fili, la società proprio del San Fili, poi la pizzeria Cantuccio di Trebisacci, la pizzeria La Rotonda, sempre di Trebisacci, che ringraziamo ovviamente per la fondamentale collaborazione nella realizzazione di questo evento.
la ripresa del gioco effettuata da Marchese con il lungo rilancio in avanti. In qualche modo Napoli interviene, non controlla il pallone, lo recupera però in un secondo momento, lo tocca all'indietro verso il proprio portiere Simari. E in effetti c'è un'altra leggerezza da parte del portiere Simari. Il pallone è stato toccato all'indietro da Napoli con i piedi, dicono i giocatori del Sanfili che protestano. La segnalazione è arrivata dall'assistente, il signor Pellico di Cosenza. Forse i giocatori del Roseto dicono che c'è stato qualche deviazione probabilmente, oppure il tocco di qualche giocatore del Sanfili che avrebbe annullato la volontarietà del tocco all'indietro da parte del giocatore del Roseto. Da qui abbiamo visto per la verità l'ultimo tocco all'indietro. E attenzione perché si riprenderà con questo calcio a due in aria da parte del Sanfili. Ovviamente si va componendo il muro del Roseto che rischia grosso quando siamo al 49esimo del primo tempo. Altra opportunità concessa con leggerezza al di là dell'interpretazione arbitrale, meglio non rischiare di là. Bisognava buttare forse la palla prima in fallo laterale anziché il tocco all'indietro sul tentativo di pressing da parte del Sanfili che aveva sulla destra un paio di giocatori che avevano seguito l'azione, aveva anche Maluccio centrale. Attenzione, il tocco, respinge il muro ancora però i giocatori del Sanfili sul pallone, la girata anche da parte di Gaudio, palla alta, forse deviata. No, si va tutti negli spogliatoi sul risultato di 1-2, un Roseto che è partito bene ma che poi ha fatto di tutto per complicarsi la partita. Il Roseto, il Sanfili invece ha invece cercato di sfruttare bene le opportunità che gli sono capitate dopo l'1-2 che ha capovolto il risultato. Chiaramente il Sanfili tutto sommato ha rischiato poco. Sì, c'è stato il colpo di testa di Galati, il gol annullato diciamo Galati, l'acrobazia di Russo, però il Roseto deve fare di più. Assolutamente un Roseto positivo, ripeto, fino al vantaggio, tra l'altro ha giocato un buon calcio, muovendo la palla chiaramente raso terra con scambi stretti, manovra positiva, quindi Roseto in palla fino al vantaggio, poi senza essere come dire troppo severi, però un Roseto totalmente insufficiente di lì in avanti e un Sanfili che ha preso il sopravvento e onestamente dobbiamo dirlo si trova in vantaggio meritatamente in questo momento, quindi una Juveniglia che se vuole rientrare prepotentemente in questo match deve cambiare assolutamente atteggiamento e deve cercare di tornare appunto la squadra propositiva e in palla che abbiamo visto nei primi 20 minuti, insomma, fino all'1-0. E allora chiudiamo il commento al nostro primo tempo, restituiamo la linea alla nostra regia, ci risentiamo ovviamente tra un po' per seguire le fasi relative alla ripresa. Ricordo gli sponsor di quest'oggi che sono il caseificio Lanza di Trevisacce, il ristorante Nettuno di Roseto, la pizzeria Cantuccio di Trevisacce, la pizzeria La Rotonda di Trevisacce e la società del Sanfili che ringraziamo ovviamente per la preziosa collaborazione che ci consente la messa in onda in diretta di questo evento. Grazie a voi tutti per ora per l'attenzione, ci risentiamo tra poco.
squadre pronte per dare il via alla seconda parte di gara. Manca però la terna arbitrale che non è ancora tornata sul terreno di gioco. Rivediamo gli schieramenti. Ovviamente nel finale del primo tempo c'è stato il cambio forzato da parte di mister Fioriello, che ha dovuto sostituire Ripoli per infortunio. Al 43esimo della prima frazione di gara è entrato De Caro con il numero 14. Per quanto riguarda però invece l'intervallo, non mi sembra che ci siano state altre novità. Rivediamo gli schieramenti. Il San Fili gioca sempre con Marchese tra i pali, con la linea difensiva composta da Rende a destra, poi c'è Cascas e Rizzuto che sono i centrali. A sinistra gioca Raimondi, a centrocampo Giacco, De Luca e De Rose, in avanti Gaudio e Aceto come esterni. Centrale un po' più avanzato gioca Maluccio, che è stato anche l'autore del secondo gol. Adesso sembra quasi tutto pronto per dare finalmente il via alla ripresa. Per quanto riguarda invece il Roseto, c'è stata la variazione tattica nel finale del primo tempo, quando mister Fiorello ha dovuto spostare all'indietro sulla corsia sinistra Napoli. A destra stava giocando prima Carbone, che invece è andato a fare il centrale al fianco di Chiappetta, e Carbone che giocava a sinistra, quindi è stato arretrato in quel ruolo Napoli, che invece giocava a centrocampo. A destra giocava Carbone, il duo di difensori centrali prima composto da Chiappetta e Ripoli, poi Ripoli sostituito, quindi in quella posizione si è portato Carbone. Nel frattempo la partita è ripartita, c'è a terra De Rose, il capitano degli ospiti. Calcio di punizione in favore del San Fili, dunque, che conduce per 2-1 sulla Juvenilia. Dicevamo dunque Juvenilia disposta quasi dalla fine del primo tempo, con Chiappetta e con Carbone nel ruolo di difensori centrali, con Campana e Napoli come esterni, con il centrocampo presidiato da Golia, dalla banca, e da De Caro, che è stato il giocatore. Attenzione, parte bassa della traversa, e poi forse il fallo commesso in avanti da Rizzuto. Ha rischiato ancora la Juvenilia proprio in apertura di ripresa. Traversa sul calcio di punizione e poi fallo commesso quando il pallone è rientrato in campo, sì, da parte di Rizzuto, che si era portato in avanti. Forse una valutazione imprecisa da parte di Simari nella circostanza. Vediamo un po', nel frattempo la banca. Mettiamo di questo pallone, va a rincorrerlo Russo, il tocco di testa di Rizzuto anticipa tutti e favorisce l'intervento di Marchese, che poi si arrotola letteralmente sul pallone, lo fa suo, evitando qualsiasi tipo di pericolo. Dicevamo dunque la disposizione in campo della Juvenilia, con De Caro che ha penetrato, poi lì davanti il trio Russo, Galati e Naglieri, che però non è riuscito ancora a esprimere tutte le sue potenzialità, se non nella prima parte di gara, fino al momento del gol. Come diceva anche nel commento Clemente Calabrese, tutto sommato un buon Roseto, poi però colpito dal gol del pareggio e poi praticamente problema del raddoppio quasi immediato da parte del San Fili, tutto nell'arco di un paio di minuti. È cambiata completamente la partita, il Roseto forse ha perso quella tranquillità necessaria per esprimersi secondo il reale potenziale, e il San Fili dal canto suo, va riconosciuto, ha saputo gestire bene. Mi sembra che almeno in queste primissime battute della ripresa, attenzione, c'è qualche scintilla forse in campo, si sono scontrati Russo e Rizzuto. Tutto quello che fa male al Roseto, che deve trovare serenità, soprattutto deve trovare la testa giusta per giocarsi la partita, per provare a risalire. Un risultato che si fa tutt'altro che facile, perché ripeto, il San Fili sta tutto sommato giocando bene, ha approfittato, è vero, soprattutto in occasione del secondo gol, del clamoroso errore della difesa di casa, ma poi ha preso sempre più fiducia nei propri mezzi. Il San Fili ha tutto sommato controllato abbastanza bene la gara. C'è un cambio, mi sembra pronto forse nelle file del Roseto, staremo a vedere.
Adesso comunque c'è questo calcio di punizione, ci sono Golia, De Caro, Naglieri, tutti vicino al punto di battuta. La barriera composta da quattro uomini da parte del San Fili. De Caro nel frattempo si allontana. Il sinistro di Naglieri, palla alta, non ha inquadrato la porta. Calcio di punizione per il San Fili con calma Rizzuto per la ripresa del gioco. Ovviamente il San Fili sta facendo la sua partita. Palla lunga al limite dell'area. Con calma di testa può allontanare Campana, ma il pallone va in rimessa laterale in favore del San Fili. Sul settore di sinistra la rimessa laterale. Ancora interviene Campana, poi De Caro. Mette in movimento la banca nel centro del nel cerchio del centrocampo. La banca ha scambiato con Golia. Il lancio di dello stesso la banca. Poi c'è il tocco di testa da parte di Raimondi, che preferisce non rischiare. Mette il pallone in corner. C'è il calcio dalla bandierina. Va Naglieri alla battuta. Anche il pubblico di casa prova un po' a scuotere l'animo dei propri beniamini. Naglieri dalla bandierina, c'è movimento sulla panchina del Roseto, probabilmente qualche altro cambio sta studiando mister Fiorello. Parte la parabola, altezza del primo palo, gol! Il pareggio, forse il tocco di Russo sotto porta, mi sembra che lui che vada ad esultare, ad abbracciare Naglieri. Tocco sotto misura da parte di Marco Russo. Sesto minuto della ripresa, il pareggio può essere la svolta della partita, Clemente. Beh sì, un pareggio che è arrivato su palla inattiva, una bellissima soluzione chiaramente a trovare Marco Russo, che da quella posizione chiaramente non poteva sbagliare, quindi un pareggio che assolutamente rimette in corsa la Juvenilia in chiave appunto tre punti che sono fondamentali per il proseguo positivo di questo campionato. Insomma, non si può prescindere da questa vittoria interna, insomma. Chiappetta, palla verso Galati, che però è nel fuorigioco, posizione di fuorigioco, è rientrato dal fuorigioco lo stesso Galati. L'arbitro interviene adesso, ma il suo assistente, per la verità, è da un po' che ha alzato la bandierina, credo intendesse questa posizione di rientro. Rientro dalla posizione regolare, meglio, da parte di Galati, quindi fuorigioco di rientro l'arbitro ha segnalato. Due ospiti, ma recupera prontamente palla il Roseto, che adesso può finalmente risollevarsi nel morale, anche se ancora continua qualche errore di troppo in fase di impostazione da parte del Roseto. Questa volta è Napoli che effettua la rovesciata, tentativo di allontanare il pallone. Con le mani rende per gli ospiti verso De Luca. Di testa interviene Campana, che ferma il tentativo avversario, poi De Caro, ancora lo stesso Campana, provano a completare il disimpegno, forse con una mano De Luca, l'arbitro lascia proseguire. Malinteso tra De Caro e Golia, che perdono un pallone incredibile. Poi Campana allontana il pallone recuperato dai giocatori del San Fili. De Caro ferma il tentativo avversario. Rimessa con le mani a favore del San Fili. Cercare Maruccio, di testa lo anticipa Chiappetta, che ha subito anche fallo. Può respirare il Roseto. Golia verso Napoli, controlla bene il pallone Napoli. Sta giocando a sinistra, lo scambio
con la banca, forse un attimo lungo il pallone, prova a recuperarlo Napoli, che va premiato per l'impegno, anche se non è riuscito a tenere in campo il pallone. Forse era anche un attimo lungo il pallone di ritorno da parte di la banca, però buona l'idea da parte del Roseto, che sta provando a risalire soprattutto con la testa prima. Certo, il gol della parità può aver dato nuove energie al Roseto, che però continua a commettere ancora troppi errori in fase di impostazione. È stato De Caro, che è stato prima bravo nell'anticipare un avversario, ma poi ha appoggiato in maniera assolutamente imprecisa verso Naglieri e non è potuto ripartire il tentativo offensivo da parte del Roseto. 10 minuti nell'arco della ripresa, tornata in parità la situazione del match, 2-2 adesso tra la Juvenile Roseto e il San Fili. Ringraziamo il caseificio Lanza di Trebisacce, il ristorante Nettuno di Roseto, la pizzeria Cantuccio di Trebisacce, la pizzeria La Rotonda di Trebisacce e la società del San Fili. Conclusione dalla distanza adesso tentata da Golia, ma è stato attento Marchese, ha fatto suo il pallone, adesso si appresta ad effettuare il rilancio. Palla che scavalca nella traiettoria Golia, ma poi Maluccio commette fallo, credo, oppure era in fuorigioco il giocatore degli ospiti, battuto il calcio di punizione. Napoli lo tocca per la banca, da questi a Russo che lo controlla bene, è costretto a indietreggiare. Poi riparte il San Fili, Golia per la banca. La banca controlla il pallone, ne approfitta però ancora De Ruse. Un'altra scelta sbagliata da parte dei giocatori di casa. In corridoio il pallone per Gaudio, quasi sul fondo, lo controlla bene però Carbone, lo accompagna quasi oltre la linea di fondo. Non è però un Roseto attento anche in questo caso, forse continua qualche attimo di leggerezza, quasi di sufficienza nell'affrontare invece certe situazioni. Non bisogna sottovalutare l'avversario, forse il Roseto ha la sensazione di essere superiore all'avversario, ma deve dimostrarlo in campo, deve metterci molta più attenzione. Altra palla recuperata dai giocatori del San Fili con Gaudio, riparte con De Luca, l'apertura sul settore di sinistra per De Ruse, che non riesce però a controllare il pallone. Rimessa laterale effettuata Naglieri, servito che però viene cinturato letteralmente da un avversario che non gli fa battere il calcio di punizione. L'arbitro era intervenuto, forse non aveva ancora ridato il via alla ripresa del gioco. 12 minuti nell'arco della ripresa, 2-2 dicevamo il punteggio. Calcio di punizione in favore dunque del Roseto, e non si riesce a battere questo calcio di punizione. De Caro sul punto di battuta, mentre il direttore di gara prima ha detto qualcosa a distanza a mister Fioriello, che nel frattempo credo che stia preparando forse qualche altro cambio. È da un po', per la verità, che qualche giocatore del Roseto sta effettuando il riscaldamento. Per ora però resta con gli uomini che hanno iniziato la ripresa, con la novità di De Caro per il cambio forzato. Palla al centro dell'area, rimette al centro Napoli, l'acrobazia da parte di Naglieri e poi Marchese che riesce a far su ancora il pallone. Pericolo creato sì dal Roseto, ma rimediato Marchese. De Caro, palla per Russo, Marco Russo, l'acrobazia, la respinta di Marchese che davvero ci mette del suo. Bravo Marchese in questa circostanza, era stato più facile forse la parata precedente, qui davvero intervento salva risultato, Clemente. Sì, assolutamente, molti tifosi del Juvenilia guardando appunto Russo che si stava apprestando a questa conclusione verso la porta avversaria avevano
già gridato anticipatamente al gol, perché era un'occasione ghiottissima, ma Marchese davvero ci ha superato, un intervento formidabile che ha negato la gioia del gol a Marco Russo, che magari era anche convinto di buttarla fuori in fondo al sacco, insomma. Di togliersi la soddisfazione della doppietta personale sarebbe stata per Marco Russo, perché è stato lui che ha firmato il gol della parità del 2-2. Chiappetta anticipa un avversario, per l'arbitro però ha commesso fallo su Acito, quindi c'è il calcio di punizione in favore degli ospiti. È un Roseto che però adesso almeno uno scossone dal punto di vista psicologico se l'è dato, due occasioni nel giro di praticamente un stesso giro di lancette, prima con Naglieri, anche lui ha cercato in acrobazia la rovesciata sulla quale però Marchese era stato attento, tra l'altro ben piazzato, non era forte la conclusione di Naglieri, tutt'altro intervento invece da parte di Marchese praticamente un minuto dopo, quando è stato bravissimo a deviare la conclusione, anche questa è in acrobazia da parte di Russo, che sembrava conclusione destinata in fondo al sacco, invece non è stato così. Maluccio va a rincorrere il pallone, non era riuscito per la verità a tenerlo in campo, ma era anche in posizione regolare. Viene assegnato, credo, il calcio di punizione in favore del Roseto. Così è infatti palla sistemata appena fuori dalla propria area di rigore da parte di Simari, battuto già il calcio di punizione. In possesso della sfera adesso è Campana, prova a servire lungo l'out di destra un proprio compagno, e invece il San Fili che riparte pericolosamente, la chiusura dello stesso Campana che aggira bene un avversario, bravo Campana nella circostanza, poi prova a chiamare in causa Galati che prova ad andare a recuperare palla sulla fase di impostazione degli avversari. De Caro che fa suo il pallone, c'è un giocatore a terra nelle file degli ospiti, servito Naglieri che però sbaglia il controllo a seguire del pallone. Mister Ferrello invita i suoi ad avanzare un po' il proprio baricentro. Era uscito per un attimo Napoli, che però forse si è rimasto fuori per qualche secondo, però è rientrato immediatamente. Rimessa laterale con le mani da parte di Campana a cercare Naglieri. Naglieri controlla il pallone, due uomini però su di lui, prova a cercare un varco, salta un avversario, non il secondo che lo chiude, poi l'anticipo tentato ancora da Campana, bravo Campana in questo frangente, sta spingendo il suo in avanti, ha servito Naglieri che però era in posizione ancora irregolare secondo almeno la segnalazione dell'assistente. Lancio lungo in avanti, prova a svettare di testa Golia, poi il pallone controllato da Napoli, finisce a terra Napoli ma segue l'azione degli ospiti con Rende, la ripartenza del Rende che entra in area di rigore, palla al centro, chiude in maniera decisiva questa volta Chiappetta che ferma il probabile tocco sotto misura da parte di Maluccio, la banca, buona l'idea, prova Campana a rincorrere il pallone, dato un po' di pressione agli avversari, costretti alla chiusura con Cascas che si rifugia in fallo laterale. Palla per Galati, passaggio di ritorno verso lo stesso Campana che riesce in qualche modo a tenere il possesso della sfera. Poi Galati, interviene il San Fili che allontana con Maluccio che va a controllare questo pallone. Lo tocca indietro per il tocco di De Luca. Ancora De Luca che intercetta questo pallone. Poi De Caro. Palla che inganna entrambi i giocatori che avevano perso per un attimo il pallone che invece era proprio sulle loro teste. Calcio di punizione, con calma, Rizzuto. Palla lunga, quasi al limite dell'area, Campana si fa rispettare.
Buon momento da parte di Campari, che ha fatto due o tre cose pregevoli. Forse, ripeto, il gol del pareggio non ha per il momento sbloccato definitivamente la partita, ma forse ha provocato qualcosa di positivo, almeno nelle teste dei ragazzi del Roseto, che per un periodo stavano sbagliando tantissimo. Sì, è inutile negarlo, nel calcio l'aspetto psicologico è fondamentale, quindi una Juveniglia che fino all'1-2 era assolutamente diciamo abulica, un po' fuori dal contesto del match, che sembrava assolutamente in controllo del San Fili. Poi questo pareggio ha magari dato uno scossone dal punto di vista nervoso importante alla squadra di casa, e quindi ora sì, Mari e Soci si stanno buttando lì in avanti alla ricerca del gol di un possibile successo. Chiaramente ora lo stanno facendo un po' con un maggiore criterio rispetto al insomma alla situazione comunque che si prefigurava nel primo tempo, dove vedevamo una Juveniglia che si faceva prendere dalla fretta e dalla frenesia. Ora una Juveniglia che ci sta provando con più razionalità, e vedremo se fino alla fine riuscirà ad arrivare un successo, ripeto, fondamentale. Invece di contro un San Fili ora che sembra quasi intimorito ovviamente da questa reazione veemente da parte dei padroni di casa, e quindi quasi inconsciamente magari sta pensando che anche portar via da Roseto un pari sarebbe un risultato da non disdegnare. Indubbiamente siamo convinti che la società e il tecnico ospite, se avesse potuto firmare alla vigilia del match per un risultato, crediamo che per il pareggio avrebbero firmato ben volentieri. Chiaramente potrebbe rimanere l'amaro in bocca per gli ospiti, perché erano in vantaggio, però insomma, ripeto, anche un pareggio sarebbe positivo. Partita al 21esimo della ripresa, 2-2 il punteggio. De Caro che rimette in avanti questo pallone, subisce fallo la banca, interviene il direttore di gara. Ricordiamo i nostri sponsor di quest'oggi: Caseificio Lanza di Trebisacce, il ristorante Nettuno di Roseto, la pizzeria Cantuccio di Trebisacce, la pizzeria La Rotonda di Trebisacce, e poi la società del San Fili. Devo personalmente chiedere scusa ad una signora, sa a chi mi riferisco, ma proseguiamo nel commento. Nulla di che, giusto una forma di correttezza che avevo promesso questa mattina, e quindi chiedo scusa. In pubblico adesso è stato battuto, no, rapidamente il calcio di punizione, ma assolutamente tutto inutile. L'arbitro è intervenuto, quindi doveva lui accordare l'autorizzazione insomma per la ripresa del gioco. Tra l'altro è rimasto a terra un giocatore del San Fili. Calcio di punizione sarà in favore del Roseto. Marco Russo credo che si stia parlando con il proprio compagno Nalliri, voleva la battuta veloce proprio per potersi involare verso la porta avversaria, ma ovviamente dopo che è intervenuto il direttore di gara deve essere lui stesso ad autorizzare la ripresa del gioco, anche se in effetti magari senza chiedere eventualmente la distanza, penso che forse difficilmente l'arbitro avrebbe lasciato proseguire in caso di battuta rapida. L'arbitro, che vi ricordo, è il signor Russo di Cosenza. La terna arbitrale si completa con i signori Gianluca Vommaro di Paolo e Alessandro Pelico di Cosenza. Posizione centrale, ma siamo molto lontani dalla porta di Marchese, che tra l'altro si è ben disimpegnato in almeno un paio di circostanze. Il muro del San Fili allontana il pallone, poi salta di testa ancora la banca, palla rimasta in avanti. Poi è Marco Russo che prova a recuperarla, all'indietro Chiappetta, mette in avanti questo pallone per la banca, che lo controlla e subisce fallo da parte dell'avversario. Battuto rapidamente il calcio di punizione, quello che doveva far prima il Roseto, praticamente ha perso però l'opportunità, e adesso si scatenano le proteste, prima per un motivo, adesso per l'altro. Nel proseguo il San Fili stava ripartendo,
qualche modo è stato fermato anche questo tentativo. Carbone sta giocando bene nel ruolo di centrale al posto di Ripoli, chiamato in tutta fretta da mister Fiorello a giocare da centrale. Carbone, che era partito come esterno proprio in chiusura del primo tempo, esattamente al 43esimo, quando si è infortunato Ripoli, è entrato in campo al suo posto De Caro, ma in realtà come ruolo è stato sostituito da Carbone, messo giù Marco Russo. L'assistente segnala qualcosa al direttore di gara, che adesso credo manda via qualcuno dalla panchina del San Fili. Probabilmente proprio il mister, credo, c'è un provvedimento verso la panchina. L'assistente ha alzato la bandierina, ha richiamato l'attenzione del direttore di gara, che gli si è avvicinato, e poi è partito verso la panchina del San Fili. Vediamo adesso cosa succederà. Devo dire la verità, mi è sembrato indicare la via degli spogliatoi a mister Barbieri, Lorenzo Barbieri, l'allenatore degli ospiti. L'arbitro, dopo aver parlato con il proprio assistente, si è diretto verso la panchina degli ospiti e ha indicato a mister Barbieri, credo, la via degli spogliatoi. Adesso mister Barbieri, infatti, è proprio vicinissimo il direttore di gara, tra l'altro c'è vicino anche il capitano degli ospiti, De Ruse. È espulso Barbieri e mister degli ospiti viene allontanato anzitempo, Clemente. Sì, evidentemente avrà protestato in maniera assolutamente spropositata per una decisione che magari riteneva lesiva nei confronti della sua squadra, e quindi ovviamente poi il direttore di gara non ha potuto far altro che allontanarlo dal terreno di gioco. Ripetiamo, un San Fili che ci sembra un attimino in difficoltà in questo momento, probabilmente avrà risentito del contraccolpo psicologico di aver subito il pareggio, e quindi ora magari si trova in difficoltà, perché sta capendo come poter gestire questo ritorno davvero prepotente della Juvenilia, che oggettivamente ora non si può accontentare di un pari che, ripetiamo, in un turno interno contro matematica alla mano, contro una squadra che ha un solo punto in classifica, deve cercare il bottino pieno. Galati difende bene il possesso del pallone, guadagna un calcio di punizione in favore del Roseto, che può nuovamente portarsi in avanti, anche se sarebbe opportuno sfruttare con un po' più di intelligenza questi calci piazzati. È vero, il San Fili sembra in difficoltà soprattutto per il tridente, che ovviamente è un grossissimo potenziale in avanti a disposizione della Juvenilia, però deve sfruttare bene con intelligenza questo potenziale, altrimenti non riesce a mettere in movimento i vari Russo, Galati e Naglieri, e quindi il San Fili ha vita un po' più facile. La battuta del calcio di punizione di La Banca, troppo lunga però, troppo lunga, direttamente sul fondo, non c'è bisogno nemmeno dell'intervento di Marchese, il pallone è terminato out. Marchese che si appresta al rinvio decisivo almeno in un paio di interventi nel finale del primo tempo e anche e soprattutto nel secondo tempo sul tentativo in acrobazia di Russo intorno al quarto d'ora. Di testa allunga la traiettoria del pallone, ancora Galati, guadagna la rimessa laterale perché il tocco è stato di Raimondi, che ha messo il pallone in fallo laterale. La rimessa di De Caro verso La Banca, che tocca all'indietro per Campana. Campana controlla il pallone, lo scodella in avanti, troppo in profondità però per il portiere Marchese, diventa facile fare qualche passo avanti alla propria linea di porta e anticipare tutti. Con calma ovviamente adesso Marchese invita i suoi ad andare in avanti ed effettua il rilancio quasi sulla linea di centrocampo, allunga la traiettoria del pallone Giacco. Poi Napoli, sul pallone si porta adesso Campana, centralmente per Galati che sfiora soltanto il pallone, con calma interviene Rizzuto, poi De Caro però mette in movimento il proprio capitano, Golia tocca all'indietro per Napoli, ha ricevuto il capitano del Roseto il passaggio di ritorno, filtra questo pallone, si riesce a servire La Banca, non
non riesce a mantenere possesso del pallone la banca, che di prima intenzione lo aveva scodellato in avanti verso Russo e Galati, ma è stato bravo il San Fili a recuperare palla, a guadagnare anche questo calcio di punizione in proprio favore. Cambio nelle file degli ospiti, sta per entrare il numero 14, si tratta di De Luca, l'altro De Luca, classe 99, ed esce Gaudio. Sostituzione al 29esimo della ripresa. Cambio anche nelle file dunque del Juvenilia, entra Falcone mi sembra, vediamo confermato il tutto, è uscito la banca che forse non l'ha presa proprio benissimo. Sostituzione dal 30esimo, verifichiamo adesso chi è il giocatore che è entrato sul rettangolo di gioco al posto di la banca, sostituzione che avviene al 29esimo, siamo alla mezz'ora adesso. Mezz'ora della ripresa. Prima era entrato De Caro, ora credo Falcone, verifichiamo subito se è lui che è entrato al posto di la banca. Palla verso Galati che prova col fisico a difendere il possesso del pallone da De Luca e da Rende, che erano andato a curarlo con molta attenzione su questo pallone che si era impennato molto alto. Adesso con calma Naglieri, tocca corto per De Caro, ancora il passaggio di ritorno forse un po' troppo lungo per Naglieri che non riesce a mantenerlo in campo, ancora questi errori di imprecisione da parte del Rosito, ha troppa fretta ma troppi errori anche nei passaggi che apparentemente sono più semplici da parte del Rosito, che non è riuscito ancora a ritrovare la giusta lucidità, Clemente, per poter magari dare tutto anche nel finale, perché una cosa è farlo con intelligenza, una cosa è farlo invece con troppa frenesia, con scarsa lucidità. Golia, Marco Russo aiuta il proprio capitano a rialzarsi che zoppica per un problema al piede sinistro, tutta l'intenzione però di rimanere in campo. Pronto la battuta a Rizzuto per il San Fili, dopo quella fiammata però il Roseto adesso non ha creato più azioni pericolose, prova a controllare il pallone ancora a Cito, poi però questo pallone al limite dell'area, allontanato da Chiappetta, prova a subentrare De Rosa che tocca il pallone di testa, ma salta con assoluta calma Simari, lo controlla, effettua rapidamente la ripresa, il lancio lungo di testa, interviene Cascas che ha commesso fallo su Galati, calcio di punizione per il Roseto, che almeno questi calci piazzati dovrebbe sfruttarli con un attimo più di calma, di raziocinio. Si portano tutti in avanti i giocatori della Juvenilia, anche Carbone adesso in proiezione offensiva, ci sono già al limite dell'area Galati, Russo, anche Capitan Golia va al limite adesso dell'area, Naglieri, tutti in avanti le vuole i suoi compagni, anche Chiappetta rimane dietro a presidiare la zona più arretrata, soltanto Campana e anche Napoli rimane vicino a lui proprio nelle retrovie. Golia, cercato in acrobazia di tenere il pallone in campo, c'era riuscito in qualche modo, ma l'arbitro ha segnalato la posizione irregolare del capitano di casa. Di testa Chiappetta, palla centralmente per Galati. Galati prova a controllare il pallone, mette in movimento sul settore di destra proprio Falcone, che adesso prova ad entrare in area di rigore, viene fermato da un paio di avversari, traversone basso, respinge però la difesa del San Fili che prova a ripartire a sua volta. Il pallone sulla corsia di sinistra dove De Luca prova a portare in avanti i suoi,
Si accentra adesso il Sanfili. Intervento dell'altro numero 4 della partita, Napoli. Palla per Galati, controlla bene il pallone, mette in movimento Naglieri. Posizione irregolare. Posizione irregolare. Entrato Bruno, credo, in campo. Credo che sia Bruno il giocatore che è entrato in campo, quindi un Roseto assolutamente a trazione anteriore, ma deve trovare un po' più di lucidità e altrimenti poi diventa soltanto un grammucchio lì davanti senza ordine. Sì, perché onestamente mister Fioriello ha messo dentro ora tutto il suo potenziale offensivo, difficile poter pensare a una juvenile ancora più offensiva di quanto già sia in questo momento, però chiaramente le palle giocabili devono arrivare a queste punte in maniera assolutamente ortodossa, ovvero potendoli servire appunto con palla sui piedi e non con lanci lunghi o con palle sporche difficilmente giocabili come accaduto per esempio ora. Insomma, è una juvenile che si sta nuovamente lasciando superare da una estrema frenesia di poter arrivare a questo 3-2. È vero che manca sempre meno tempo alla fine, però nel calcio basta anche un'azione fatta bene in maniera canonica e in maniera incisiva e si può fare gol anche al 90esimo, al 95esimo, quindi non ha assolutamente produttività un atteggiamento del genere da parte dei padroni di casa che continuando con questo modus operandi non solo non ottengono chiaramente il risultato sperato, ma potrebbero teoricamente anche esporsi a qualche ripartenza magari pericolosa da parte degli ospiti e quindi peggiorare ancora di più chiaramente la situazione. Roseto in avanti, la chiusura da parte di Raimondi che scaraventa il pallone in fallo laterale, sicuramente a trazione anteriore, in possesso di palla il Roseto gioca con quattro attaccanti che sono Russo, Galati, Naglieri e Bruno. Adesso, dal momento della sostituzione, da quale è entrato in campo al posto di La Banca. Di testa interviene Cascas, poi Golia, sfiora soltanto il pallone. Di testa Cappetta, regolare la sua posizione. E poi il gol di Naglieri, a distanza ravvicinata dalla porta. Trova finalmente lo spiraglio giusto e questa volta Marchese non può far nulla. 37esimo minuto. E il Roseto torna in vantaggio, il gol del 3-2. Pasquale Naglieri per il Roseto, l'avevi quasi anticipato, chiaramente bisogna avere calma, soprattutto l'intelligenza giusta, si può segnare anche al 90esimo, ha segnato prima Naglieri, adesso speriamo che questo sblocchi definitivamente il Roseto che fino adesso ha avuto questo atteggiamento, ha commesso troppi errori e ovviamente ha rischiato grosso, ma Pasquale Naglieri proprio un minuto fa ha trovato lo spiraglio giusto che porta nuovamente in vantaggio la juvenile per 3-2. Sì, assolutamente una bellissima giocata, palla messa in mezzo nella maniera giusta come avevamo chiaramente invocato, con razionalità, senza frenesia e non a casaccio. E si è trovato nel posto giusto e al momento giusto un attaccante assolutamente esperto, un giocatore sprecato per la categoria di promozione come Naglieri, e l'ha buttata dentro. Ora Juveniglia in vantaggio, minuti vibranti questi che ci separano dal fischio finale. Una vittoria che comunque se arriverà, se dovesse arrivare a favore della Juveniglia, sarebbe una vittoria davvero molto molto sofferta, perché insomma onestamente senza nulla togliere al Sanfili che comunque ha disputato una buona partita, però una squadra che deve
ambire o cercare di ambire comunque a un piazzamento playoff, a nostro avviso deve avere un atteggiamento diverso per tutti i 90 minuti, un approccio alla partita ben più centrato e sicuramente un gioco più costante, perché è un Roseto che quest'oggi a nostro avviso è andato un po' a sprazzi, ha giocato abbastanza bene fino all'1-0, poi si è bloccato in maniera assolutamente totale e ha fatto rientrare in partita il San Fili, e poi chiaramente si è sbloccato solo grazie al 2-2 e ora si trova in vantaggio, quindi ci sarebbe bisogno di un Roseto più costante, insomma. Sì, questo è fuori di dubbio, perché ho detto ha sofferto tanto, si è un po' complicato la vita, adesso è bravo Carbone a fermare il tentativo avversario, poi sbaglia Napoli però che quasi regala palla agli avversari, continuano e tanti errori in casa juvenile. Marco Russo va a recuperare il pallone, pensava alla rimessa forse in proprio favore, perché forse ha visto la segnalazione dell'assistente che però poi ha cambiato l'assegnazione della rimessa laterale dopo aver visto anche quello che aveva deciso il direttore di gara. Sembra pronto un cambio nelle file degli ospiti. De Caro, centralmente per Galati, che controlla il pallone, si è fermato adesso all'altezza della propria tre quarti Naglieri, calcio di punizione guadagnato come al solito dal gladiatore Galati, che sta lottando su ogni pallone e soprattutto consente alla propria squadra, come in questo caso, di risalire, magari di prendere anche un po' di fiato. Esce il numero 11 Acito, entra al suo posto il numero 17, si tratta di Bartella, sostituzione che avviene al 40° minuto di questa ripresa. Nelle file degli ospiti esce adesso anche Naglieri, tra gli applausi esce Naglieri, vediamo chi entrerà al suo posto. Siamo al 41° minuto adesso. Il Roseto in vantaggio per 3-2, ha raddrizzato almeno nel punteggio il match di questa gara. Certo, non senza difficoltà la formazione di mister Fioriello. Forse è entrato Falcone. Siamo un po' lontani per la verità. Adesso c'è questo lancio in avanti. I giocatori della San Fili che allontanano la minaccia. Provano a ripartire. Russo prova a chiudere e a recuperare il pallone, riesce a farlo ma in maniera irregolare, dice il direttore di gara. Era comunque importante fermare la ripartenza avversaria. Palla che filtra in avanti, sì, ma ricepero e anticipa soprattutto Bartella, giochicca con un po' con il pallone nella propria area di rigore, guadagna qualche secondo per far ridistendere la propria squadra in avanti. Palla verso Bruno, controlla il pallone, prova ad aggirare un avversario, si gira bene, lo attaccano in tre, poi entra Napoli sul pallone, la rimessa però è in favore degli ospiti. Rimessa laterale in favore del Roseto che adesso deve amministrare questi ultimi minuti, 43° minuto. Ricordiamo ancora gli sponsor che ci consentono la realizzazione di questo evento in diretta, che sono il caseificio Lanza di Trebisacce, il ristorante Nettuno di Roseto, la pizzeria Cantuccio di Trebisacce, la pizzeria La Rotonda di Trebisacce e la società del San Fili, che ringraziamo ancora una volta per la preziosissima collaborazione. In diretta vi stiamo mostrando su www.eventindiretta.it questo evento, questa che è la partita del campionato di promozione calabrese, girone A, tra il
tra la Juvenile Roseto Capospulico e il San Fidi Calcio 1926, uno degli eventi proposti da Eventi in Diretta nel ricco weekend anche di questa settimana. Tra l'altro non solo sport, in questo weekend per Eventi in Diretta. Russo perde il possesso del pallone, poi gli stesso prova a recuperarlo. È bravo nella circostanza Giacco, che riesce a servire un compagno. Chiappetta lo ferma, ma per arbitro commette fallo. Deve fare attenzione Chiappetta, che è stato l'unico giocatore ammonito nel corso del primo tempo della Juvenile. Al 25esimo minuto è stato l'unico giocatore ammonito nell'arco del match fino a questo momento. Sembrava essere intervenuto in maniera regolare, ha chiesto al direttore di gara il motivo di questo intervento, perché secondo lui è intervenuto invece regolarmente sul pallone. Calcio di punizione. Non siamo vicinissimi alla porta di Simari, anche se in posizione centrale ci sono un paio di giocatori del San Fidi vicino al punto di battuta. Deve fare attenzione Roseto, perché non è ancora finito il match. Manca poco al termine, meno di un minuto al 90esimo, però questa è un'occasione importante per il San Fidi, che potrebbe sfruttarla. C'è De Luca vicino al punto di battuta, mi sembra, sì. Alta, non in pensierice Marchese, che con lo sguardo ha controllato benissimo, ha valutato giustamente questa volta la traiettoria del pallone, nettamente alta. Marchese non poteva far nulla nel caso del primo gol subito, perché purtroppo esce Russo, credo che indicano il numero 99 dalla panchina, quindi esce Russo. Siamo al 90esimo, l'arbitro non ha indicato ancora, almeno non abbiamo letto, quanti minuti di recupero nel far ricambia. Gli applausi del pubblico, esce. Nel frattempo cambia posizione in campo, adesso Bruno credo che sia spostato a destra, ovviamente va a curare particolare in questo momento Donato, che è entrato sul rettangolo di gioco in questo momento. Quattro minuti di recupero. Questa è la segnalazione del direttore di gara. Nel frattempo Simari rimette in gioco il pallone. Bravo Campana, che aspetta il pallone, però poi nel momento di effettuare il rilancio è un'opportunità per respirare un po', per ritrovare un po' di energie. Calcio di punizione. Bravo Campana, soprattutto nel secondo tempo è stato davvero diligentissimo in più di un'occasione. Ha provato anche un paio di affondi. E si è anche svincolato bene da un paio di circostanze. Prova ad accentrarsi adesso il Roseto con Bruno, che recupera un buon pallone dopo averlo perso in un primo momento, è costretto a tornare all'indietro. Campana rimette in avanti questo pallone nella zona, però dove non ci sono più compagni, c'è soltanto l'attento Rizzuto. Questo è Falcone che si accentra, serve Galati, lo scambio tra i due, poi la proposizione ancora di Falcone, che deve andare a rincorrere il pallone dall'altra parte del campo, ma preferisce accontentarsi della rimessa laterale, e fa bene, perché il Roseto può mantenersi in proiezione offensiva. 46 minuti e 58 secondi di gioco in questo momento, 2 minuti dei 4 di recupero sono già andati via, quindi ancora un paio di giri di lancette in coda a questa partita. De Caro va a difendere bene il pallone da un paio di avversari, guadagna secondi importanti, poi c'è il calcio di punizione in favore del San Fidi. Sì, questa è la decisione del direttore di gara. Prova ad accelerare la ripresa del gioco, ma non è semplicissimo. Il San Fidi batte finalmente questo calcio di punizione. C'è fallo nel tentativo di anticipo da parte di Chiappetta, ancora una possibilità di possesso quasi regalata agli avversari.
che adesso vengono in avanti a battere questo calcio di punizione con Cascas, il numero 6, è andato lui stesso a recuperare il pallone, lo deve sistemare però nel punto giusto di battuta, senza guadagnare troppi metri. L'arbitro adesso misura la distanza per segnalare a Bruno della Juvenilia il punto che può occupare sul calcio di punizione che batterà il San Fili. Palla ovviamente in avanti, tutti nell'area di rigore avversaria, quasi al limite. C'è un intervento di Capitan Golia che allontana il pallone, lo ricaccia il più lontano possibile. L'altro capitano del match, De Rose, va a recuperare, effettua rapidamente la ripresa del gioco. Il rilancio di Cascas che anticipa Bruno che era andato ad attaccarlo. Raimondi recupera il pallone lungo l'out di sinistra per il San Fili. Il suo tentativo respinto da De Caro in fallo laterale. È finita. Soffre il Roseto ma porta a casa tre punti importanti. Un Roseto che è partito benissimo, poi ha sofferto Clemente. Dopo un primo quarto d'ora ha sofferto tanto, la partita è cambiata nel giro di un paio di minuti quando il San Fili, su due incertezze difensive, ha capovolto il match. Ha sofferto a lungo il Roseto che non era riuscito a trovare il bandolo della matassa, poi in apertura di ripresa ci ha pensato Marco Russo a segnare il gol del pareggio per poter riaprire le sorti del match, ma il Roseto ha sofferto troppo secondo me fino alla fine per avere ragione di un avversario che ha mostrato quello che è il suo potenziale, quello che è il suo valore. È stato bravo il San Fili a gestire il momento migliore della partita, poi però quando è stato raggiunto sul 2-2 lì è cambiata quasi nuovamente la partita. Il Roseto ha avuto due grosse occasioni oltre al gol subito in apertura, poi ha faticato un po' a trovare il gol decisivo. Ripeto, era importante guadagnare i tre punti anche se il Roseto ha sofferto, però i tre punti a casa li ha portati. Al portiere assolutamente sì, vittoria più sofferta non ci poteva essere. Una Juvenilia che, ripetiamo, è partita forte, ha impresso l'andatura del match fino all'1-0, sembrava esserci una sola squadra in campo, poi è rientrato prepotentemente nel match il San Fili, complice anche una Juvenilia un po' sottotono e che non riusciva più a giocare palla a terra e non riusciva a essere più ficcante come all'inizio. Comunque poi Juvenilia che ha reagito e ha portato a casa con le unghie e con i denti comunque questi tre punti. In ogni caso ora ne parliamo con un tesserato Juvenilia. Siamo piacevolmente in compagnia per la prima volta in assoluto con il professor Nicola Franco, che è il preparatore atletico da qualche settimana della Juvenilia. Professore, come ha visto i suoi ragazzi oggi in campo? Come dicevamo, una vittoria assolutamente sofferta e sinceramente a guardare i valori di classifica in pochi se lo aspettavano, è d'accordo? Certo, sono d'accordissimo. È una partita veramente un po' sentita perché eravamo reduci da una sconfitta, però questa è la dimostrazione che non bisogna mai sottovalutare l'avversario, anche avversari che sono magari sotto di noi, che sono magari che lottano più di altri per ottenere qualche punto. La cosa più importante è che ho visto una ripresa, diciamo, a livello atletico in questa settimana, cose che non ho notato la settimana scorsa perché c'erano parecchi ragazzi che non erano ancora in condizione, un po' per infortuni, un po' per problemi vari, però è stata incoraggiante la reazione caratteriale di questa squadra che ha dimostrato di avere i denti e il cuore e fino alla fine ce l'abbiamo fatta. Questo è tutto, è bene quel che finisce bene. Professore, secondo lei dove può e deve migliorare questa squadra? Perché, ripetiamo, una squadra che deve provare a fare un campionato di vertice o quantomeno arrivare ai playoff, sicuramente a nostro avviso deve offrire prestazioni un po' differenti. Allora, sono senz'altro dei ragazzi, dei professionisti che hanno già militato in altri campionati, ragazzi comunque molto seri e dediti al sacrificio.
purtroppo a volte nel calcio subentrano anche imprevisti, infortuni. Noi abbiamo una rosa condata, c'è anche da dire questo, perché non siamo, noi basta un giocatore, due, tre che mancano, anche uno, e ci fanno la differenza in negativo, perché sono tutti utili, qua, tutti sono utili e nessuno è indispensabile, no? Però voglio dire che lo staff è ottimo, devo fare i miei complimenti al mister Fioriello, al presidente, a tutti quanti, tutta la società, ai ragazzi stessi che si sono impegnati tantissimo e si stanno impegnando tantissimo. Ognuno di noi dà il suo piccolo contributo per quello che può. E la cosa più bella anche il rientro di Naglieri, insomma, che ha cambiato molto le sorti della squadra, anche se abbiamo anche elementi molto validi. E quindi, detto ciò, do un grosso in bocca al lupo alla squadra e a tutti per un proseguo sempre migliorandoci sempre. Professore, non perché lei è di fronte a noi e quindi dobbiamo fare bella figura per forza, dal suo arrivo da qualche settimana, insomma, vediamo una Juvenilia molto molto più brillante dal punto di vista atletico. Qual è stato l'aspetto più duro sul quale lei ha dovuto lavorare approcciandosi, insomma, con questo nuovo incarico? Quali sono state le precarietà maggiori che ha potuto riscontrare, insomma? Allora, io da un anno a questa parte, due anni a questa parte, ho un'attività qui a Roseto, che è il mio paese dove sono nato e cresciuto e vissuto, e quindi è stata idea di mister Fioriello e della società prendere anche in considerazione la mia struttura, dove comunque si svolgono esercizi di richiamo muscolare, di potenziamento anche muscolare, dove certamente si vanno a migliorare le capacità condizionali, quindi la resistenza, la forza, e si è visto, cioè comunque il mio piccolo contributo per quello che posso fare, io lo do, come si dice, uno per tutti, tutti per uno, insomma, no? Faccio quello che posso, però devo fare i miei complimenti a mister Fioriello, che è una persona molto competente, è lui che li segue per la maggior parte del tempo, io do il mio piccolo contributo. Ultima domanda, da tesserato Juvenilia, quindi da interno, secondo lei, realmente parlando, dove può arrivare questa Juvenilia a fine campionato? Dipende solo dal carattere dei giocatori e dalla testa un po'. Qua è un discorso a livello culturale, caratteriale. Se i ragazzi giocano a pallone, stanno calmi, non sono pressati, non hanno pressione, così io credo molto in questa squadra, perché comunque abbiamo degli elementi di spicco e degli elementi molto validi che possono fare la differenza in qualsiasi campionato. L'unica cosa che mi dispiace un po' che si sia fatto male Ripoli, speriamo che non sia niente di grave, però tutto sommato quest'anno sembra che abbiamo buoni propositi di fare bene e noi ce la metteremo tutta, ok? Grazie mille professore, a risentirla nelle prossime occasioni. Grazie a voi e complimenti per il servizio e per tutta l'organizzazione che fate e ci date tanto, eh? Grazie. Grazie David, finalmente grazie. Siamo riusciti. Alla grande. No, e facciamo su. Siamo in piacevolissima compagnia nel post match di Juvenilia Roseto San Fili, c'è il capitano Giovanni Golia della Juvenilia. Giovanni, oggi sinceramente è arrivata la vittoria e questo conta, però ovviamente non ce l'aspettavamo così sofferta contro il fanalino di coda San Fili. Non te lo aspettavi neanche tu? No, le partite qua in promozione, come abbiamo ben visto, sono sempre dure da vincere. Vincere era l'unica cosa che potevamo fare per metterci bene in classifica. Il San Fili, anche se fanalino di coda, ci ha dato filo da torcere oggi. Siamo contenti della vittoria oggi. Cosa secondo te bisogna ancora migliorare nell'atteggiamento, nell'approccio alla partita e comunque nel gioco? No, l'approccio della partita, devo dire, oggi eravamo tutti convinti di portare a casa i tre punti. Siamo partiti bene, con un rigore, la partita si era messa bene per noi. Poi tra un errore nostro, un altro errore nostro, siamo andati un po' in difficoltà. Siamo andati sul 2-1 per loro, dopo due errori, e siamo stati bravi a riprenderla con Marco e Pasquale. Bravi, devo fare i complimenti a tutta la squadra, che convinti tutti quanti dopo il primo tempo, il mister ci ha dato una strigliata e abbiamo portato a casa i tre punti. Oltre alla vittoria, parlando un attimino a livello personale, ottima prestazione, sei stato
tra i migliori in campo, se non proprio il migliore, e sei tornato al gol. C'è una dedica particolare per questa realizzazione? La dedica la do per mia moglie, che domani facciamo un mese, ed è per lei. Per il migliore in campo, l'hai detto tu, Clemente, ti ringrazio. Questo è perché per la Juvenilia, a me piace giocare a calcio, e se sono il migliore in campo, ben venga. Prossimo impegno contro la Rossanese, una gara assolutamente da provare a vincere, perché poi tra due settimane c'è il big match con il Corigliano. Sei d'accordo? Sicuramente, noi in casa dobbiamo provare a vincere tutte le partite, sia in casa che fuori casa, però in casa noi dobbiamo fare questi primi punti, questi primi 40 punti per metterci, avere la salvezza nelle mani e poi toglierci qualche soddisfazione. La Rossanese, come sappiamo, dopo 5 partite e 5 vittorie, oggi non so ancora che cosa ha fatto, non lo so se ha vinto, ha pareggiato o ha perso, ma penso che è un grande collettivo e noi in casa cercheremo di vincere anche con la Rossanese. Grazie Giovanni, a domenica prossima. Grazie a te Clemente e complimenti a tutti lo staff. Grazie. Ciao. Sentiamo. Sì. Siamo molto piacevolmente in compagnia con il co-presidente della Juvenilia Roseto, Alberto Benevento. Alberto, oggi bisognava vincere e vittoria è stata, però ci si aspettava una prestazione più convincente e una vittoria più facile. Concordi? Concordo quello che dici, perché in effetti la partita doveva essere vinta obbligatoriamente, non anche perché giustamente l'ultima partita effettuata a San Giovanni in Viore ho visto i ragazzi che erano proprio a terra completamente, anche le assenze hanno dato il suo contributo. Oggi invece no, oggi ho visto una partita peggio di San Giovanni in Viore. Purtroppo bisogna dirle determinate cose, io non ce l'ho con nessuno, però in campo bisogna essere lucidi e realmente bisogna fare la partita che si doveva fare, anche se il San Viri, tutta una squadra giovane, non lo metto in dubbio, è una buona squadra, però non ci siamo fatti mettere sotto, soprattutto dopo il gol che noi abbiamo fatto, ne abbiamo subiti poi due in pochi minuti. Parlavi appunto di una prestazione opaca, sei una persona molto schietta, cosa proprio non ti è andata giù oggi della prestazione dei tuoi ragazzi? No, la prestazione non è che non è andata giù, è il modo di giocare, il modo di fare la squadra come si deve e di essere combatti, invece no, invece abbiamo visto sempre le stesse cose, l'abbiamo sempre ripetute negli spogliatoi, però purtroppo ancora, ma su questo ci lavorerò parecchio. Comunque, guardando appunto il bicchiere un po' mezzo pieno, almeno la vittoria è arrivata e quindi ora bisogna assolutamente concentrarsi sui due prossimi big match, Rossanese in casa e Corigliano fuori. Tu sei una persona che ama essere molto molto pratica, quindi da co-presidente cosa ti aspetti ora da queste due gare sotto dal punto di vista del gioco? E onestamente, se potessi firmare già in bianco al momento, in maniera oggettiva, cosa ti auspichi di poter ottenere in questi 180 minuti? Beh, io voglio ottenere le vittorie, però così facendo non andiamo avanti, perché le due squadre che dobbiamo incontrare sono, a prescindere che sono una prima in classifica, l'altra è poco al di sotto, però sono due grosse squadre e quindi noi ci dobbiamo battere come si deve, ma prima di incontrarle c'è tanto da chiarire con lo spogliatoio. Grazie Alberto e sicuramente ti rivedremo domenica prossima nel post match di Juvenilia Rossanese. Senz'altro, ringrazio pure a voi. Ciao. Grazie davvero. È chiuso, perfetto. A voi. Dopo aver sentito i protagonisti in casa Juvenilia, abbiamo veramente piacere
di ascoltare delle voci sponda San Fili. Siamo con il tecnico del San Fili, mister. Oggi veramente a un certo punto forse avevate respirato aria di colpaccio qui a Roseto Capospulico, perché è vero che eravate andati sotto, però poi con grande carattere, grande voglia, entusiasmo siete riusciti a ribaltare e sembravate padroni del campo. Poi che cosa è accaduto? È successo che dopo aver diciamo fatto una buona partita, alcune volte ci sono delle ingenuità che poi condizionano il risultato della gara. E noi siamo una squadra che piano piano stiamo migliorando di partita in partita. E abbiamo la maggior parte ragazzi, oggi c'erano due 2000 in campo, più è entrato un altro 2000. Alla fine abbiamo finito con quattro under in campo. E le posso garantire che poi con il fatto dell'età ci possono essere queste situazioni che precludono un risultato pieno. Ma alla fine partiamo da questa prestazione per fare bene già dalla prossima. Abbiamo visto, insomma, noi seguiamo ogni domenica il campionato calabrese, una squadra ben messa in campo, tatticamente ordinata e forse una delle rose più giovani di questo torneo, insomma. No, sicuramente è la più giovane. Quindi onestamente, al di là della sconfitta che sicuramente non può far piacere, però quali sono state secondo lei le indicazioni più incoraggianti che lei ha potuto trarre da questo match? Innanzitutto il fatto che per due tempi siamo stati in grado di tenere la partita, mentre in altre partite abbiamo giocato solo un tempo o abbiamo giocato a sprazzi, lasciando poi alcuni minuti della partita all'avversario. E poi abbiamo avuto un inizio campionato abbastanza tremendo, incontrando già le due rossanese, incontrando la Silana, e quindi un po' ci è andata male a livello di calendario. È una squadra giovane che crescerà partita dopo partita, anche se abbiamo bisogno di qualcuno, credo che già il presidente ha le sue conoscenze, e credo che a breve o al massimo a dicembre la squadra verrà rinforzata con qualcuno, ma pochissimi, in modo che la squadra poi finirà il campionato in modo tranquillo, lo speriamo almeno. Infatti il tecnico del San Fili non è da solo qui accanto a me, abbiamo il piacere anche di avere il patron del San Fili, il presidente Palazzo. Presidente, oggi lei, insomma, non da allenatore ma da presidente, che chiave di lettura da questo incontro, insomma? Aveva fatto, come si suol dire, conto di poter fare un'affermazione piena qui a Roseto Capospulico? Ci credeva? Comunque, che giudizio può dare alla prestazione dei suoi ragazzi? Allora, sicuramente il giudizio è positivo, perché la prestazione dei ragazzi è stata eccellente. Cioè, venire qua con una squadra meglio attrezzata del San Fili, con nomi di categoria, giocatori esperti, con una squadra, un manipolo di ragazzini, a mio parere siamo andati oltre le mie aspettative, perché la squadra ha giocato bene, ha reagito al primo gol, al rigore, diciamo, dell'1-0, e ha mostrato carattere, ha lottato. Purtroppo paghiamo qualche ingenuità, perché è una squadra giovanissima e qualche ingenuità si paga, però io sono fiducioso perché la squadra lo sto vedendo in crescita e sicuramente la rinforzeremo, perché questa categoria, io dico che no, il San Fili ci può stare. Il mister parlava giustamente di rinforzi che arriveranno dalla società. Avete già delle idee ben chiare, dei nomi già predefiniti, o siete ancora in fase di valutazione? No, i nomi ancora è presto, perché diciamo per il mercato ci vuole dicembre, quindi, però abbiamo già, diciamo, individuato i punti dove intervenire, perché insomma questa squadra deve crescere un po' in esperienza, perché è un po' troppo giovane.
però purtroppo paghiamo anche il ritardo con cui siamo partiti con la preparazione. È stata approntata una squadra a fine agosto, però io vedo domenica dopo domenica vedo dei miglioramenti, significa che i ragazzi stanno crescendo. Da presidente, cosa la inorgoglisce di più fino ad ora in questa stagione, al di là insomma, dei risultati, perché al momento purtroppo la classifica non vi arride perché siete a un punto, però insomma, il campionato non è iniziato da tantissimo, quindi se deve magari pensare a qualcosa che veramente la sta soddisfacendo fino ad ora, a cosa può fare riferimento? No, io sono soddisfattissimo del lavoro che sta facendo il mister, perché eravamo coscienti dall'inizio che era una squadra giovane e che ci voleva del tempo, completamente nuova tra l'altro, per 9 undicesimi sono nuovi, quindi ci vuole un po' di tempo perché i ragazzi crescano e si abituano a questa categoria, perché la maggior parte dei giocatori l'anno scorso giocavano nei campionati allievi, quindi il San Vito è sempre stata una società che punta sui ragazzini. Forse quest'anno abbiamo un po' esagerato, però abbiamo tempo per rimediare. Chiudiamo in maniera telegrafica con il tecnico del San Fili, mister, archiviato questo match con la Juveniglia, domenica prossima tornate fra le mura amiche, che gara sarà? Spero che i ragazzi iniziano ad affrontare le gare casalinghe con una determinazione e un carattere diverso. Loro devono essere un po', diciamo, ci vuole un risultato per poi poter, diciamo, dentro di loro avere quella fiducia di fare bene. È questo che di solito succede alle squadre giovani. Bastava un risultato, quello odierno, per fare in modo che ci sia un'iniezione di fiducia nelle loro capacità. Io sto parlando di ragazzi che hanno ottime capacità, ma che ancora sono giovanissimi e inesperti per la categoria. E credo che quest'anno la categoria promozione sia, diciamo, un punto, qualche punto in più rispetto all'anno scorso a livello qualitativo. Grazie mister, in bocca al lupo per il proseguo. Crepi il lupo, grazie a voi. Grazie presidente, speriamo di poter seguire il San Fili in qualche altra occasione. Grazie a voi, buonasera.